quale tutti noi, tutti, dobbiamo qualcosa. Grazie. Come è stato ricordato, questa è la 14ª edizione della guida, se così possiamo dire, di cui io sono responsabile, e di conseguenza è la 14ª edizione della guida Vini che, grazie a Corrado, fu creata quando io decisi di occuparmi di queste cose. Ma è la 37ª edizione della guida dei ristoranti, e cioè è la più anziana delle guide raccontate in Italia. È una guida che è nata, Federico Umberto D'Amato concepì, su modello di Goemio in Francia, negli anni nei quali si stava passando, dico io, uso sempre questa espressione, dalla valorizzazione della cucina della nonna in Italia alla nascita della cucina di grande qualità. Che non è che la cucina della nonna non fosse di grande qualità, però era un passo avanti, non solo e non tanto dal punto di vista della cucina, quanto dal punto di vista della ristorazione. La guida ha raccontato la crescita della ristorazione italiana, quindi al di là dei contenuti dei piatti, con un'inchiesta, perché la guida in realtà è un'inchiesta giornalistica che dura un anno. Ci sono un centinaio ora di persone, più o meno lo stesso numero ogni anno, che girano secondo un programma con regole precise, condivise, discusse, con criteri di giudizio ben raccontati, ben definiti, e che raccontano quello che succede. Raccontano l'alta cucina, ma raccontano anche la cucina di tutti i giorni, la cucina di chi va al ristorante per il grande piacere di andare a regalarsi un'esperienza gastronomica, ma anche la cucina di chi ogni giorno al ristorante deve andare perché da qualche parte deve mangiare. Ecco, quindi è una guida evidentemente selettiva, perché voi sapete che in Italia posti dove si mangia, stando alle statistiche, sono circa 140.000. La guida ne sceglie 2005-2006, che evidentemente sono la crema già di questa selezione, e quindi dico io, con voto o senza voto, l'essere citati dalla guida è già un'indicazione precisa. La guida racconta la vita della ristorazione, e in questo momento, parlando della guida dei ristoranti, racconta un momento difficile. C'è una fascia, chiamiamola alta, che in qualche modo tiene, non sono rose per nessuno, ma tiene. C'è una fascia di ingresso, che non voglio assolutamente definire bassa, che però è molto vivace, perché è fatta da questa nuova realtà dei luoghi del mangiare, come io li definisco. Le trattorie, le osterie, d'accordo, ma le pizzerie, il fast food, lo street food, i negozi di gastronomia che nell'arco della giornata cambiano volto e offerta, incominciano la mattina con la prima colazione e poi fanno i piatti veloci a pranzo, poi fanno l'aperitivo, sottolineo in alcuni casi con gli avanzi del pranzo abbondante, poi fanno la cena. Sono tanti e diversi i modi di fare ristorazione. In questa che io definisco la fascia di ingresso, devo dire che c'è una certa diversità, poi resta da vedere quanti effettivamente reggeranno il confronto con il conto economico, perché mai come oggi vale il fatto che per essere ristoratori bisogna innanzitutto essere imprenditori. Non c'è più spazio, non c'è più tempo per l'improvvisazione, neanche in questo mestiere. E poi invece quella che è la fascia intermedia, chiamiamola così, che è la più cospicua, che è in forte sofferenza. Perché? Perché evidentemente è la fascia molto consistente di ristoranti, numericamente, nei quali comunque la gente va per il piacere di andare a fare un'esperienza gastronomica e non per necessità. E di conseguenza, in un momento nel quale vengono tagliati tutti i consumi delle famiglie, è la fascia nella quale di più viene a mancare
l'apporto e la presenza di una clientela. Quindi, purtroppo lo confermano anche le statistiche, i dati sempre molto precisi della FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercenti, dei Pubblici Esercizi, il saldo tra chiusure e aperture continua a essere pesantemente negativo. Però, detto questo, ecco qui è il cuore delle cose che io tengo a dire oggi, la ristorazione italiana di qualità, che io contrappongo, se volete, non contrappongo, giustappongo alla ristorazione italiana di varietà, quella generica di cui parlavo prima, non è mai stata così in salute dal punto di vista della qualità. Questo, il 2014, è un anno eccezionale e potrà essere iscritto nella storia della ristorazione italiana, perché solo negli ultimi 6 mesi ci sono state le aperture all'estero di ristoranti, di ristoratori della fascia alta e altissima della guida, che hanno aperto nelle capitali del mondo, da Hong Kong, Enrico Bartolini, a Scabin a New York, dagli Alaino a Parigi, a Niefoldhe con una straordinaria performance che purtroppo non ha aperto per ora, chi lo sa, ma è stata invitata a presentare il suo piatto dell'anno, che poi premieremo, a Parigi anche, Massimo Bottura a Istanbul. Insomma, c'è un riconoscimento, come non c'è mai stato, dell'alta ristorazione italiana, quindi del miglior made in Italy italiano nel mondo. Questo non è mai avvenuto. Attenzione, anche in passato ci sono stati eccellenti ristoratori e cuochi italiani che sono andati all'estero. Ho qui vicino a me, davanti a me, Alfonso Iaccarino, uno dei primi, ma ci andò Marchesi, purtroppo con scarsissima fortuna, a Parigi, ci andò Paracucchi a Parigi, a Royal Monceau, Nino Graziano molto bene a Mosca. Però iniziative singole di assoluto rispetto e di grande qualità, ma mai come quest'anno tutto insieme è avvenuta questa massiccia presenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, secondo me, ci sono stati, lo sapete, i periodi in cui sembrava che la Spagna, non si è mai capito bene perché, fosse diventata la capitale della gastronomia mondiale. È vero, ci sono stati dei grandi exploit, aiutato molto dal punto di vista dell'avanzamento della tecnica il fenomeno della cucina spagnola, però che la Spagna, con le poche, con le scarse tradizioni, fosse diventato all'improvviso il paese di punta, è quantomeno discutibile. C'è stata l'ondata delle cucine del nord Europa, anche lì storicizziamo, contestualizziamole, le cucine dei licheni, delle erbe, dei prodotti essenziali, vanno benissimo, chapeau, tanto di rispetto, però la grande cucina non può essere quella e non è quella. Ultimamente c'è un fortissimo impegno, apprezzabilissimo, delle cucine dei paesi del Sud America, i cui paesi appunto investono, i cui governi investono moltissimo in termini di promozione, ma non possono essere le cucine di riferimento. Allora vediamo un po' se tutti insieme, come sistema Italia, riusciamo a tesaurizzare, a valorizzare questo riconoscimento, questi riconoscimenti che incominciano ad arrivarci, perché i prodotti italiani, sia quelli autentici, sia, fenomeno inevitabile, quelli dell'Italian sounding, attenzione, più Italian sounding c'è, più è segno che i prodotti italiani sono apprezzati. È un fenomeno doloroso ma inestirpabile, e comunque è un indicatore di grande qualità. Però se tutti insieme, chi produce vino, chi produce formaggio, chi produce tutto l'agroalimentare nostro, ha il sostegno, come deve averlo, da un governo, dal governo di un paese al quale poco altro resta al di là
del turismo di qualità e l'enogastronomia, ebbene, è se c'è un momento in cui davvero bisogna calcare la premere sull'acceleratore in questa direzione, è proprio quello. E devo dire, appunto, come dicevo prima, per quel che riguarda noi, a me fa piacere vedere che noi abbiamo tra i ristoratori, tra i ristoranti di, che hanno almeno i ristoranti dei tre cappelli, per capirci, ovvero con un punteggio da 18 in su, sono 27. Ebbene, tra questi 27, che è il numero più alto che c'è mai stato, ben 6 sono i ristoranti che quest'anno, in queste ultime settimane o nelle prossime settimane, sono sbarcati all'estero. A me sembra un grande segno, per quello dicevo prima che questo è un anno da segnare e da ricordare, ma è un anno che tutti insieme bisogna porre le condizioni perché possa ripetersi, che non sia un momento, ma che sia l'inaugurazione di una tendenza. Mi fermo qui in questo racconto e io passerei, come d'abitudine, alla proclamazione, se così possiamo dire, dei premi che ogni anno la guida, con il sostegno irrinunciabile, senza il quale davvero questi premi non potrebbero esserci, dei nostri sponsor.